E una squadra ancora in cerca di un'identità, la Vibonese, che torna sconfitta da Francavilla per 1-0. Così come è accaduto nello 0-0 dell'esordio casalingo con il Picerno, la squadra di D'Agostino, allenatore non presente in panchina per squalifica, è apparsa priva di idee, senza un regista a centrocampo e senza una punta di ruolo. Il gol di Ventola è arrivato al 20° in quello che si può definire l'unico svarione difensivo, ma la reazione è stata dettata solo dalla buona volontà e nessuna concretezza. L'unica occasione davvero importante per arriva al 63° da una punizione ben calciata da Senesi, ma il portiere pugliese nega il pareggio con una prodezza. Troppo poco per sperare di riacciuffare la partita. Adesso bisogna subito archiviare la sconfitta e pensare al prossimo impegno in casa contro la Juve Stabia. I primi 20 minuti l'approccio è stato buono, è stato ottimo, eravamo sul pezzo, riuscivamo anche a vincere alcuni contrasti in mezzo al campo e poi quell'episodio ci ha un po' tagliato le gambe. Poi devo dire anche che mi dicono i ragazzi che c'era anche un rigore a favore nostro, lo voglio rivedere un attimino, però devo dire che bisogna subito azzerare immediatamente, cercare di pensare subito alla prossima partita, analizzare questa, capire dov'è che abbiamo sbagliato in alcune situazioni, soprattutto su alcune scalate in ampiezza dove ci hanno messo in difficoltà diverse volte, perché probabilmente sbagliavamo i tempi dello scivolamento sulle fasce, per cui niente, azzeriamo subito immediatamente questo e pensiamo già alla Juve Stabia, perché è importante già fare punti e fare punti importanti, quelli che contano.